Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Evil Genius 2. Siamo qui a ristrutturare un po' la base, stiamo spostando le aree tipo di addestramento, di queste cose un po' più interno dentro la base, in modo che qui liberiamo un po' la zona, perché in futuro sicuramente ci avremo bisogno di fare assai trappole. Probabilmente faremo un bel corridoio che passa qua dentro, gli famo fare un giro a vuoto lunghissimo e lo mettiamo pieno di trappole, in modo che tutti quelli che entreranno di straforo qua dentro li ammazziamo. E intanto abbiamo messo tutti i tavoli da poker a truffa turisti che probabilmente, cioè anzi, senza probabilmente, ogni tanto ci danno qualche soldo. Poi vediamo se questi ci cascano. Questi pensano di vincere, eh? Troppo forti, calcola. E comunque abbiamo ingannato tre cioè tre impiccioni che mo se ne andranno via e finiremo un'altra missione. E vediamo poi che domo fa. Qui intanto hanno attappato tutto quanto. Qui c'avevamo la vecchia caserma, l'abbiamo sposta da laggiù. Stiamo cominciando a ricercare le trappole. Questa qua sarà come si chiamava? Che non lo so. Il ventilatore gigante che spinge la gente addosso al muro. Quindi attenzione, è un'arma proprio letale. Ecco, quella è Messaggi proibita da scomparsi. tutte le convenzioni internazionali. Il ventilatore gigante. La gente trema al solo pensiero. E Messaggi ancora stiamo ricevuti. finendo di costruire queste due strutture. Come vedete, non abbiamo una lira da 30 anni. E poi volevo fare. Ma qua ci stanno le sedie. Ma com'è che gli Sì, scienziati ci messa mettono così sì. tanto attorno a lavorare? Fanno più sedie. Tiè. Non lo so, ecco, questo qua forse serve. E se serve lo devo fare per forza. Questo rallenta la perdita del morale, che non lo fai? Tiè, dai, ne faccio due, così. Tiè. Tanto costa quasi zero sta roba. What I need is a Chi strong è? right hand, a Quello che mi devious serve è un intellect forte worthy braccio of helping destro, me un on my intelletto quest for world subdolo, degno di domination. aiutarmi nella missione per il dominio What about me, mondiale. boss? È lui? È certo, è You're lui. not strong. Poverello, ma gli puoi dire You're ste barely even an intellect. cose? Oh, poverello, Yeah, che there are plenty è? Ci of sono criminal molte me geniali masterminds out menti there criminali in ruined. giro per il Let's get mondo. us on Mettiamone una sul payroll. vostro libro paga. E quindi? Che cos'è? Quindi che devo fare? Ah, ma quindi è finita così la cosa della guardia? Va bene, nel mondo della malavita sono comparsi diversi boss criminali. Batti il ferro finché è caldo e reclutane uno prima che crei il proprio impero del crimine. Recluta il figlio, la fan, lo spadaccino o il computer. Allora, questo qua, calcola, mi ricordo dal primo gioco che questo qua sarebbe il tizio che ti viene, cioè diciamo tipo il mini boss che ti sblocchi nella base, è tipo un signore della cattiveria che lavora insieme a te, per te anzi, è tipo il tuo bodyguard personale. Quindi qua ne dobbiamo scegliere uno. Recluta il figlio. Suo padre un tempo ha conquistato il mondo criminale. Ora suo figlio cerca di fare lo stesso. Se non lo contatterai ora, finirà per essere il tuo rivale. Recluta il tuo computer. Nonostante sia relegato a un registro messaggi, Iris svolge molti compiti. Immagina cosa potrebbe fare se avessi un corpo. Saccheggia un laboratorio di robotica e costruisci il tuo scagnozzo di metallo. Recluta la fan. Qualcuno ti ha mandato un CV e una lettera di presentazione in cerca di lavoro. Sembra una grande fan e sostiene di amare i tuoi primi lavori. Normalmente la faresti giustiziare, però il messaggio ti è stato consegnato tramite la tua sveglia. Attenzione, evidentemente la ragazza ci sa fare, sarà tipo un'informatica. Credo lo spadaccino sarà uno corpo a corpo. Un custode arrabbiato diventato samurai. Si è dato la clandestinità quando l'impero dell'ultimo genio del male si è sbriciolato. Portalo a bordo prima che si nasconda di nuovo. Allora, posso scegliere solo un cristiano. Il mio computer e la fan, sinceramente, non me va e questo è corpo a corpo. Quindi questo qua presumo che sia uno scagnozzo. Ok, uno scagnozzo, però cioè, diciamo, questo qua se è un signore della mafia. Ha conquistato il mondo criminale. Vabbè, vai, famo questo. Comunque, uno scagnozzo, allora io come un maledetto avevo fatto la ricerca per gli scagnozzi pensando che in realtà valeva per tutti i cristiani, cioè per tutti i servitori che c'ha. In realtà no, vale solo per i bodyguard. Quindi ho fatto la ricerca per i bodyguard prima di poterla fare, cioè prima di poter davvero fare il bodyguard.
Niente, sta qua. Oh, mi sa che questo è il personaggio del primo Evil Genius. Ma dove, qua, se è quello che penso, ci tagliamo, qua, ci tagliamo proprio. Allora, senti, famo così, allarghiamo la sala di controllo, anche se non la voglio qui la sala di controllo, la faremo in un altro posto. No, che palle, ste sedie! Tiè, corri. Ok, tutta sta roba. Molleggiamo, aspetta, Sono decorazioni, quindi probabilmente sono cagate. Vediamo che cosa fanno. Poco più di un potente pallottoliere, le sue bobine rotanti, questo giocattolo terrà occupati, gli operai memodotati rallenta la perdita di intelligenza. Ma che fai? Certo che lo fai. Questa stampante è un vecchio modello delle forze di giustizia inventato da un tale agente Smith. È incredibilmente lenta e rumorosa, ma fa il suo lavoro. È il suono dell'inevitabile. Oh, la stampante è il suono dell'inevitabile, no? The Matrix. I tecnici del laboratorio volevano chiamarlo secchio di informazioni. Per fortuna le abbiamo fermate. Oh, ma queste sono tutte utili? Ah, questa no, questa non serve a niente. Ah, tutte queste cose nuove servono a qualcosa. Ok, mettiamole tutte così allora. Facciamo così, questo lo fai. I selettori controllano la velocità delle bobine. I quattro pulsanti aprono la teca in vetro. Il nastro contiene vecchie registrazioni di Le avventure di John Eutrone, il ragazzo atomico. Va bene. Allora, senti, mo facciamo nella sala di controllo tutta sta robaccia. E se serve, magari scopriremo che i nostri servitori hanno statistiche più maselle. Tanto costano due soldi queste cose. Ma le posso fare dappertutto? No, qua no. E da qua? No, che fa il barile? Perfetto per conservarci tutti i prodotti chimici pericolosi necessari per il covo, carburante per il generatore, neurotossine letali, vari farmaci per infermeria o la maionese mortale. No, comunque non fa niente. Qui? Ah, qui c'è la sedia. Qui? No, qua c'è solo il ventilatore a sedia al muro. Attenzione! Una semplice panchina su cui i servitori possono sedersi, rilassarsi e guardare. Aspetta, perché si rilassano? Non lo sanno perché è un mondo da dominare. Minchia, devo andare a lavorare. Mettiamo una, tanto è gratis, tiè. Quella non fa niente in realtà. E qui non è cosa dello scienziato, si è sbloccato qualche database, qualche... No, niente. Ah, solo una sala di controllo si è sbloccata tutte queste madonne. Va bene, vedremo se poi queste cose qua servono per così. È il suono dell'inevitabile, la stampante. Che stronzate. Senti, qua devo fare qualcosa? Allora, mo allarghiamo la rete criminale. Abbiamo fatto due cose in più per allargare la cosa. Per allargare la possibilità di fare reti criminali in giro per il mondo, perché dobbiamo andare qui. E qui non possiamo fare il progetto perché non abbiamo la rete criminale. Senti, mandiamo tre operai qua a fermare la tensione. Il ciclo alta tensione su rete 4. Se voi ricordate, caro. Vabbè, siete vecchi come me, qua. Allora, vediamo. Ma qua solo questo c'è? Ma fa schifo. Quindi appaiono piano piano. Perfetto, allora ci mandiamo i soldi così a bassa tensione. Appaiono piano piano i progetti. Attenzione, un'altra cosa utile da sapere. Stavolta non mi ha bloccato il corridoio, Se vede che è la fontanella che faceva qualcosa. Che era questo? Ah, posto di guardia. Che non attivando mai l'allarme rosso non serve a niente. Ecco, la prima cosa che fa questo è mettere subito la sedia. Proprio la priorità sua è quella. Proprio la vita sua non c'ha senso se non mettiamo la sedia al volo. Senti, ma qui? Ah, ma qui da mo che l'hanno finito. No, ma qua sti tavoli vanno da paura comunque. Ma se io mettessi più di una bacheca, la ricerca andrà più veloce? Cioè, di una bacheca, che è sto coso? Lavagna bianca. Probabilmente sì, ragazzi. Probabilmente la ricerca andrà più veloce. Quindi io direi che allarghiamo. Qua c'ho i soldi, Qua c'avamo i soldi proprio.
Vabbè, dai, famo questo. 33 bombe, così, boom boom, cash. Oh, però ho costruito entrambe le sedie. Non c'è nessuno, quindi ho buttato una bacca dei soldi per niente, calcola. Proprio la prova definitiva. Ecco, ora la nostra stanza è proprio troppo potente. Il suono dell'inevitabile a supportare il lavoro dei nostri lavoratori. Non abbiamo il cash per espandere la rete criminale, però probabilmente arriveranno altri progetti malvagi da finire. Qua invece si può fare qualcosa. Attenzione! Attenzione! Che cos'è sta roba? Emette un lieve beep per cullare il cuore in un falso tenere senso di sicurezza, prima di strillare forte e risvegliarlo. In questo modo può valutare la salute del cuore. Ah, quindi ti fa prendere un colpo e vedi come stai. Questa macchina è così straordinariamente rassicurante che i servitori a volte pensano di guarire soltanto guardandola. Ovviamente non è così, ma almeno loro smettono di lamentarsi. E invece si curano, è vero? Ah, mettiamo le sozzerie, scusa. Ma qua non ci vuole il cristiano che ci lavora. E quindi facciamo così, le mettiamo tutte... Che è? Le mettiamo così. Questo che cos'è? Le uova sono di moda anche in questi tempi. E anche la salute, ecco perché questo oggetto esiste. Ti dà il morale, va bene. Mettiamoci il ventilatorino. Questo utile ologramma ricorda i tuoi servitori che in effetti hanno un cervello. Rallenta la perdita di intelligenza. Ah, lo devo mettere forza addosso al muro. Allora, via. Vabbè, ma così si strilla, ragazzi. Mettiamo pure la fontanella. Vabbè, basta, cioè, ma così è tutto troppo efficiente. E poi che fai? Ce la metti la lampada a muro, là? Tiè, ecco qua. Basta, ma così la camera diventa troppo massella, oh. Tiè, guarda, sembra proprio l'infermeria con tutta sta roba. Guarda comunque la grafica, quant'è massella pure se zoomi al massimo. Tiè, che sta a fare questo? Sta a girare i bobini, così. Sta a fare DJ, David Guetta. Allora, senti. Qua? Qua non c'ho una lira. Vabbè, ma qua che questa ma spende proprio forte, carcola, siamo proprio impazziti. Research has resumed. Ventilatore gigante. Un altro progettino The Cash non si può fare. Se non vuole cash. E qua è finito il progetto ad abbassare la tensione, quindi tiè, ecco qui. Questo sta andando ad abbassare la tensione. Bravo, qua ci stanno i soldi. Qui c'è proprio la tensione più che alta. 47 di tensione. Andiamo a abbassare la tensione allora. Tiè, 3. Bene. I dossier ancora non si sa che servono, ragazzi. Ma se potrà capire se tipo questi stanno sotto l'effetto. Che cos'è? Chiede uno stipendio più basso. Sorveglia il mondo. Attenzione, oh, ma attenzione. Oh, ma sti cosi sono quasi rotti. Oh, ma io non c'ho abbastanza tecnici. Quanti tecnici c'ho? Me coglioni. C'ho una magata di tecnici e sto coso sta quasi a mezza vita. E la madonna. E allora i tecnici mi sanno sempre veramente assai, raga. Ecco, allora qua volevo far così. Volevo far così, volevo mettere questo appiccicato all'altro fregno. E poi qua mettere un'altra barega. Anzi, lavagna bianca, se vi piace, altrimenti è una barega. E vabbè, mettiamo le sedie, facciamo sti mix di roba, dai. Che gli fai? Cioè, fai così, fai così. Che fai, ci metti? Bevo l'acqua garganella di zia Caterina. Tiè, vai. Questi si stanno addestraforti, senza il tecnico gli insegna per mandare più veloce l'addestramento. Ecco qua, tipo, mamma mia, mezza vita! Ma i tecnici mi servono veramente una cifra, ragazzi! Ma quanto ti costano i tecnici? Però hai fallito! Come zero! A quello quindi chiede uno stipendio più basso, te vuole pagare per lavorare da Level Genius! Mettiamo qualche altra sedia, mo che qua mi ha preso il matto, devo mettere tutte queste cazzate per forza. Che fai, ci metti? Nel corridoio che poi va? Che cos'è? Che cos'è? Ah vabbè, questo... La porta d'accesso rotta. C'è una storia dietro ed è meglio se non la sai. Ah, che poi non porta da nessuna parte.
e mettiamola qua, la porta d'accesso. Monitor di rete, monitora le tue attività illegali in giro per il mondo per evitare il furto di prove compromettenti, cancella i dati immediatamente. Mazz, questa sembra seria. Questo, sono passati 5 giorni dall'ultimo incidente, purtroppo quell'incidente ha rotto il contatore. Bene, allora lo mettiamo qua. Sono il tuo assistente digitale personale, mi assicuro di portare qualcosa alla tua attenzione nel registro di messaggi, ma in realtà mi influisce sulle mie prestazioni, sono ovunque. Com'è? Ah, qualcuno ci deve pure andare a lavorare anche senza il bagnetto. Allora, mettiamocelo, dai. La fontanella a garganella, no, mo vale metterla. Mettiamo due porte, cioè anzi, due sedie da qualche parte, così magari la gente sta avvicinando, serve lavorare. No, non questa, questa qua, tiè. Tiè, metto un paio di sedie qua all'angoletto, così se mettiamo caso devo andare a lavorare alla mensa, già ci stanno. Ma poi qua ci mettiamo una luce, così, per forza. Che fai, non ce lo metti? Tiè, troppo bella sta base, raga, qua. Provo a non mettere le fontanelle sperando che non mi bloccano tutto. Attenzione, 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 posso mettere la fontanella? No! Oh, che palle, dai, famo così. No, niente, niente, niente. Oh, zì, sta fontanella la odio, calcola. Così invece? È così, sì. E allora sposto pure questa in avanti. Tiè, così è tutto preciso. Tiè, ah, buttato per terra. Ma se ne fa così, sì. Oh, ma aggiungiamo tutte queste decorazioni stupide. Che poi fa una galera? Qualcosa che abbassa il morale ai prigionieri, cioè. No, c'è solo la fontanella per bere a garganella. Qua? E qua la solita robaccia nella stanza del generatore. Invece qui? Qui ci stanno le sedie nere. Attenzione! E però qua in realtà c'è un sacco di gente che sta sempre a lavorare, quindi. Quindi in realtà il condizionatore ce lo dobbiamo mettere. Allora, ti è? È l'acqua garganella che fai, ce la metti. E poi una sedia per le altre guardie che fai, ce la metti. Vabbè, però oddio, non è che serva molto, mi sa, eh. Lo metto qua, tiè. Tiè, famo così. Basta, non so speranza, sai quanti soldi per fare ste cazzate. Qua dentro invece è solo la sedia. Ma la caserma pure va a mettere la sedia, così appena si libera il letto vanno a dormire, se sa che serve. Questo è diventato vecchio e ci siamo. E comunque non abbiamo una lira e qua tra un po' finisce la ricerca del ventilatore. Mo appena noi. Benissimo, andiamo al menu della ricerca. Abbiamo sbloccato il livello 2. Ora l'abbiamo già sbloccato. Non lo so, carqua, non lo so. Però sicuramente abbiamo fatto tre ricerche qua. Una, due, tre. Eh no, l'abbiamo sbloccato mo. L'abbiamo sbloccato mo. Sono finiti i pallini qua sotto. Quindi se sono finiti i pallini qua sotto si è sbloccato il livello 2. Che cosa farà sto livello 2? Radio amatoriali? No, no, questo l'abbiamo già sbloccato, raga. Scusate, sono un po' incoglionito. Allora, voglio fare le scale di corsa. Voglio fare le scale di corsa, c'erano 20 bombe. E 20 bombe dobbiamo andare a fare i progettini. Se facciamo i progettini abbiamo due reti criminali, lo mandiamo qui per prendere il bodyguard e un'altra rete dove la famo? La famo in Australia, la famo in Australia, tiè, la famo in Australia e qua abbassa la tensione, rubo, abbassa la tensione, rubo e basta. In Cina che sto a fare? Sto abbassando la tensione, come no, come no. Beh ragazzi, con questa puntata all'insegna del design malvagio, guardate adesso quanto è bella la base, mo che c'è la porta del cesso. C'è la porta del cesso rotto. Io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata ragazzi, a presto!